Ciao a tutti e bentornati a I Am Setsuna, episodio 4. Bentornati. Stavo per dire Shin Megami Tensei. La forza e l'abitudine. Basta. No, in realtà sono contento di averlo giocato e di averlo portato sul canale. E di averlo portato a termine. Sì. Oh, questo villaggio è... Pare che non ci viva qui nessuno da tanto tempo. Andiamo avanti. Sì, pare che non abbiamo molta scelta. Il posto è abbastanza... Decadente. Ma non sembra che sia stato overrun by monsters. Insomma. Strano. Un villaggio vuoto come questo dovrebbe pullulare. Guardate, da quella parte. Dobbiamo aiutarlo. Ha un tizio con uno spadone enorme? Sì, sicuramente sarà un personaggio fighissimo che entrerà in nostra parte. Starà bene. Si tratta solo di un piccolo... Un pesce piccolo. Sì. Infatti. Guarda la spada che brandisce. Sono sicura che può farcela da solo. Minchia, oh no, attenzione! Ma sembra... O forse no. Auron di Final Fantasy X? Ah, un po'. Pare che non abbiamo scelta, ancora. No, vai nella casa, vedi cosa c'è. E se muore? Blastato. Ben 4 punti esperienza. Questo è lui. Burly Swordsman. Uff, grazie. Mi avete salvato il culo. Non dicevo quel culo, ma... Sei ferito? No, sto bene, non è niente. Sono solo un po' stanco e tutto qua. Cacchio, ci è mancato poco. A meno che non sia solo una spada ornamentale, dovresti iniziare a utilizzarla per proteggerti. In effetti è una spada ornamentale. Ad ogni modo, non vi ho mai visti qui prima. Io sono Setsuna. Questo è Endir e lei è Eterna. Veniamo dal villaggio di Nive. Capisco, Nive. Lo conosci? Sì. Ma si tratta di... Sono memorie di davvero di un sacco di tempo fa. Oh, non vi ho ancora detto il mio nome. Io sono... Nidr. Ma sì, sarei stato l'eroe di guerra fighissimo. Nidr. Mezzo samurai. Piacere di conoscerlo. Che figo. Insomma. Comunque sì, sembra Auron. Tu, con la maschera, sei un po'... Grezzo, ma sei davvero in gamba con la spada. Grazie. Sono impressionato. Qualcuno di così giovane. Non vi ho già incontrati da qualche parte, vero? Non che io ricordi. Sicura? C'è qualcosa di familiare che vi riguarda. Una coincidenza di sicuro. Sì, immagino di sì. Il modo in cui sei vestita, però, non dirmi che sei. C'è qualche problema? Oh, no, non ti preoccupare. Ad ogni modo, cosa ci fate in un villaggio fantasma come questo? Siamo diretti al villaggio, alla cittadella. La cittadella di Fluneia? Dovete attraversare le montagne. Pare che si tratti di un viaggio difficile. Beh, se continuate ad andare verso nord, arriverete al villaggio di Puricca. Se decidete di andarci e parlate al capitano della resistenza, sono sicuro che sarà in grado di aiutarvi. Vivi anche tu lì? Sì, beh. Se stai andando da quella parte, vuoi venire con noi?
No. Continuerò la mia camminata ancora un po'. Sicuro che starei bene? Immagino che non ci siano molti mostri in giro. Già, non più. Non più? Sì, grazie alla protezione del sacrificio, intendo. Non ti preoccupare per me comunque. Lo faccio da tutti i giorni, da un bel po' di tempo ormai. Va bene. Ti prego di fare attenzione allora. Grazie. Allora, esploriamo il villaggiotto che non sarà esplorabile, infatti. Addirittura le case non esplorabili, wow. Proprio in rovina. Sì. Il ponte è su, ah, c'è veramente una mazza. Altro ponte al sole. Leva. Ah. Ok. In giù. Qua? Mm-hmm. Ah, sono il ponticciolo, mi sa. Ah, un oggetto. Sale del ambrato. Ho paura. Un mostro nuovo. Aspetta. No, volevo vedere prima cosa c'è di sotto. Ciclone via. Sei vecchi tutti. Minchia. Ma che sei una bomba di Final Fantasy? Sono tipo abilità che si attivano ogni tot, mi sa. Io sono ancora avvelenato? Oh. Non sembra. Siamo arrivati a 5 scrigni chiusi. Che non ci ricorderemo mai. Ma no, è vero, 2 qui e 3 nel sottile. Nella zona prima, neanche nel villaggio. Una spiaggia, una foresta e una città iniziale. No, combatti. Un attimo. Quelle armi da Yuffie. Ciclonali tutti. Ha mancato? Maledetto. E lo becca. Ma se li lasci fare, questi possono essere pericolosi. No, ya. Ah, a me fa un danno decente adesso, dai. Con level up, lei si è curata tutti gli HP e gli MP. E anche quindi, tutte e due? Può essere, sì. Quindi può essere una tattica. Usare tutti gli MP per curare prima che lei faccia level up, in modo da curare gli alleati. E poi tanto si trova piena di nuovo, quindi. No! Cos'è? Ho sbagliato. Sono curato. はい。よし。いけるよ。見切れるかしら。
Mental Energy lui. Sì. Vabbè, prossimo level up, torno pieno. Non mancava moltissimo, vero? No. Ah, che brutto. Ah, è avvelenato? Sì, no, ma l'altra... Ma prossimo incontro. No, se stai attaccando qualcuno e quel personaggio muore, sì, perdi l'attacco. Non attacca l'altro nemico vicino. Ah, ok, non l'avevo capito. Ok. Magari una curina? No, dai, non sprecare gli oggetti. Ci sono gli MP. Gli MP sono più preziosi. Ma sì, ma tanto quelle level up li recuperano tutti. Ok. E se okay, vogliono so. Aspetta, vediamo cos'è qualcosa. Braccialetto che serve in caso orb. Bisogna prendere i colori del ponte che attraversa il cielo. Flux bonus. Beh, contando che il suono non ha niente. Infatti. Però bisogna capire poi come farli funzionare sti cose. Quindi quelli iniziali loro non hanno niente. Mm. Ok. Classico. Dopo dobbiamo andare veramente a rivedere il primo episodio, come funziona. Glielo spiegavano, mi sembra, prima del boss. Sì. Oh, cazzo. No, ti conveniva, vabbè, che travolgeva quei due lì. Grande, ma come critta. Comodo. Ha ucciso? Sì, quello grande. Ok. È difficile uccidere questi perché sembra che si autodistruggano praticamente prima di... Sì, no, ma muoiono. Ah, muoiono così secondo te? Sì. Pensavo che riuscissero a farlo prima di morire. Non lo so. Vedi, secondo me è la mossa che fa in automatico dopo che... Come si attiva un qualcosa, un hit tot, in base a, boh, delle stat nascoste, non so. Ok. Save point. Vabbè, sempre salvare, chiaramente. Nulla. C'è un save point, quindi ci sarà un boss, immagino. No, non credo. Dici? O un qualcosa di trama, un boss. Ah, il ponte che si congiunge? Sì. Andiamo a esplorare sopra. Sì. No, sopra intendo a sinistra. Non c'era nulla? Sì, sì, c'è un porticciolo. Di qua? Giù. Ah, ok. Sinistra. Ah, ok, non c'è niente. Vabbè, quello è una shortcut. Non te lì. Possiamo tornare indietro con quella shortcut lì, che mi ha creato. Ma dobbiamo tornare indietro? Credo che abbiamo visto tutto. Sì, questo secondo me ci servirà più avanti, sto coso. Ti ricordi che anche l'altra volta c'era il boss lì? Quindi secondo me... Beh, facciamo... Vediamo se abbiamo tralasciato qualcosa. Questo è chiuso. Siamo a 5. Niente.
E ti cerchi di andare a nord. Ok. Speravo finisse noi, invece. Lo farà. Ha ragione. Ha un'immagine di profilo. Esatto. Oppure diventa un cattivo. No, troppo figo. Ma va. Invece, secondo me... Perché Sephiroth non era troppo figo? Sì. Dov'è? È lì alla tua sinistra. Il cavolo di gennaio. Ma mi sa un po' tipo la Sillian del vecchio eroe di guerra che sì, sì, no. È tornato al villaggio adesso per punizione contro se stesso perché non è riuscito a salvare la moglie, la figlia, la famiglia. Va in giro a uccidere mostri ogni giorno in questo lungo atto di penitenza. Lo sai che sarà al 100% così. Questo deve essere il villaggio che Nidor di cui Nidor ci ha parlato. Oh, amici miei, siete tutti qua, siete salvi. Ci siamo incontrati sulla nave. Dio, da traveling and entertainment. Sono contento che vi ricordiate. Grazie per avermi aiutato sulla nave. Allora ce l'hai fatta fino alla terraferma anche tu. Sei un uomo fortunato. Non mi sento molto fortunato. Tutto il mio cargo è stato affondato insieme alla nave. Così ho intenzione di aprire un negozio qui per voi. Oh, bravo. Vendici roba. Siete diretti alla città di Floneia, no? Esatto. Sembra che dovremmo attraversare le montagne per arrivarci. Ah, allora non dovete preoccuparvi. C'è una serie di caverne che comporta la cittadella. Davvero? Sì, il capitano dovrebbe essere in grado di sbloccare l'entrata per voi. Ah, che sollievo. Avete tutto quello che vi serve durante il viaggio? Assicuratevi di fare provviste prima di partire. E se avete materiali raccolti dai mostri, vendeteli al consorzio magico. Ah. Cerchiamo sempre di fare il meglio per offrire il prezzo migliore. Entrando nel villaggio troverete anche altri miei amici commercianti. C'è un fabbro, un farmaco, un cerusico. Un cerusico, dato. Un capo. Sono nel pub a sinistra del villaggio. Figo. Dell'entrata. Quindi fategli una visita, per favore. Bello, quindi qua si potrà fare un po' di robe commercialose, forse anche le armi. Allora, sentiamo i... Stock ne ho zero, come si fa? Quindi questi... Allora... X obtain sprite mail. Quindi quei materiali... Dobbiamo venderne due per ottenere forse il potenziamento del ciclone? Immagino. Ah, sentiamo il consiglio, magari ci spiega come funziona. Ah, vedi, questo serve per fare il Fire Shield. Detonation Oil, Slippery Hide, Aphelios Fear Branch e Miniature Cherry Branch. Qui non abbiamo niente di... Aspetta, queste non sono le robe che abbiamo collezionato, sì, da vendere. Sì, abbiamo. Ma noi le vendiamo per 40G se questi servono. Questi non servono un cazzo, quindi potremmo venderglieli. Vediamo la sua spiegazione. Magari ci spiega come funziona. Allora, i membri del consorzio magico si trovano nelle città e nei villaggi. Questi membri acquisteranno i materiali dai droppati dei mostri. Oltre a ricevere oro, otterrai anche la Sprit Knight, le Sprit Knight Stones, secondo in base al materiale che hai venduto. Precedentemente. Esatto, i mostri dropperanno diversi oggetti in base a come li sconfiggi. Ah. Vabbè, ciao, figurati. E queste pietre possono essere ottenute... Che ottieni possono essere viste selezionando ottieni Sprit Knight. Ok, quindi dobbiamo vendergli roba. Ci dai soldi in più. Esatto. Questi ci servono. Quindi questi qua sono oggetti, non gli interessano. Questi glieli vendiamo, tanto non servono a cazzo. Ok, se non ho capito cosa servono.
Questi qui bianchi invece vedi che danno in combo con altri, tipo Unknown Bone abbiamo. No. Però se cominciamo a vendergli questa... Sì. Lui ci dà il glifo di cura forse. Sì. Proviamo. Proviamo tanto. Ne abbiamo 5. Prendiamone una. Vediamo cosa fa. Ok. Ne abbiamo vendute due. Ho sbagliato. Ok. Una. Ah, vedi, ne abbiamo vendute un'altra. Ok. Ma per Cure ce ne bastava una. Quindi adesso... Quindi abbiamo ottenuto... Lo Spirit Knight della cura? Teoria. Che cazzo... Ah! Allora, si capisce una mazza, ragazzi. Non è molto intuitiva sta cosa. Okay. Ah, vedi, ce ne sono due. Okay. Chi può utilizzarle? Solo lei, si cazzi. Okay. Però vendendogli roba... Sblocchiamo gli altri. Lui ci dà Spirit Knight per fargli usare cose. Qui dovremmo vendere tutti i materiali. Oppure andiamo direttamente in Obtain Spirit Knight. E vediamo cosa serve per cosa. Tipo Slick Barbell. Io vendo uno. Uso di Aura, Healing Energy. Ok. Ho ottenuto. Ok, quindi adesso... Allora, secondo me ha senso venderli tutti e poi quando siamo nel menu di là vedere che cosa possiamo prendere. Esatto. Sì, perché questi mi sa che servono da vendere solo per... Questo a 1200 gold non ci fa fare niente, ma... O magari servono per le armi, non so. Non vorrei essere visto per poter le armi, però vabbè. Allora, adesso vediamo cosa possiamo ottenere anche al mondo. Abbiamo un po'. Lightning. Pigliamone uno. Protect. Sì. Che poi ne basta una, quindi... Sì, sì. Sai che non ce l'abbiamo. Okay. Aura. Non ce l'abbiamo. No? Sì, ho una. Ok. Cure ho un due. Lightning ho un uno. Oh. Quindi, equipaggiamoli. Come adesso che ce l'abbiamo. Vediamo. Usare ora Wall o ora? Vediamo gli altri cosa possono usare, magari sono sovrapponibili. Ma lei usa il Lightning, cazzo. È una maga. Ok. Di là? Sì, non volevo vedere la ladra cosa poteva fare. Charge e Protect. Ma non è la ladra. Però, no, la ladra, vabbè, la chiamo ladra. Ma lui vuole Aura. Cosa fanno? Allora, Aura, recover HP of all allies near target. Minchia. E Wall? Cura pure gli heal status. Minchia. Con il usato il momento, che è quella cosa strana. A Wall of Magical Energy around a single target the defense against both physical and magical attacks. Minchia, fighissimo. Però due possiamo averne. Per ora? Ok, vabbè, sì, è probabile. Ah, vediamo un po' i villageri. Scusate ragazzi se ci siamo. Mio figlio è nella resistenza, sai? Dice che non vuole essere un contadino come il suo vecchio. Lo fa per proteggere il villaggio, lo so. Ho sempre pensato che avrebbe seguito le mie orme. Gente è la locale, questi qui sono i merchants. Sì. Quindi questo è quello che ti pompa le armi. Ah, leggiamo la spiegazione. Qua c'è già un milione di robe. Ma questo è un oggetto e ce lo compriamo. Ok,
che emette il potere del tempo, così. Oh, è figo. Per? 2800. Ok, poi? Talismani. Ok, però non sappiamo ancora come funzionano bene, quindi è inutile che ci avventuriamo secondo me su questi. Cioè fanno i covi flussi, i momentum lì, però... Avevi flex bonus, tech power, ATB bonus, support bonus. Fondamentalmente da tutte queste così bisogna guardare... Come funziona per quel flux, quindi è un casino. Esatto, intanto... Equipaggiamo lei l'arma nuova, che direi piacevole. Sì. Oh. Vabbè, questo qua è stato venditore di prima, non è che... oh, cosa fai? T'ammazzo di botte, cazzo fai? Ma cosa no? Non serve sprecone, solito sprecone. Oh, i soldi guadagnati con fatica, servono per fatica? Le armi, per pompare le armi. Ma che fatica, non ricominciamo con le fregnacce. Ma chi possiamo curarci per tre giochi di fila con tutte le robe che hai comprato? Ma finisce. Vediamo il fracetto lì, cos'è, la donna, cos'è? Ah, la cameriera. È un po' troppo, non credete? Cosa pensate che sia questo posto? Cosa pensano? Un tizio vende erba. E posso capirlo, ma un fabbro? Il capo è... Ma lo chef, secondo me. Ah, è contento, scusate. Perché può... Sua vasellame lì, i suoi coltelli. Giusto. Però, davvero. Quindi questo è lo chef. Aspetta, è una spiegazione. Non c'è cibo, ok. Cosa possiamo fare? Ok, strano in giro. Parlandogli, puoi comprare il cibo. Il cibo può essere usato solo dal menu. E ha effetto nella prossima battaglia. Figo. Dopo la battaglia... Se ne va a fanculo. Allora, vediamo la spiegazione del fabbro. Magari ci spiega come fa. Vabbè, ok, non la vediamo. Uffa. Abbiamo fretta, ricordate. C'è un vasto pubblico che ci sta guardando. Tre persone. Raccogliere l'acqua è un lavoro quotidiano. Non hai mai un giorno di riposo. Continui anche quando le tue mani sono congelate. Anche quando senti che sta per cadere. Quanta dedizione. I mostri di solito stanno nascosti nelle caverne e nelle profondità delle foreste, posti come quelli. Ma quando la protezione del sacrificio comincia a affievolirsi, diventano sempre più feroci. E poi cominciano ad attaccare di nuovo i villaggi e le città. Pensateci, proprio ora sono lì da qualche parte, in attesa. Ah, che mondo spaventoso. Cacassotto, piglia una spada e vai. Vai a morire. Sì, che c'è? Sei il capitano? Sì, sono Freya. Qualcosa... C'è qualcosa che non va con la mia faccia? Scusa, non volevo offendere. Solo che non mi sarei mai immaginata che il capitano sarebbe stata una donna. Che sessista! Siete viaggiatori, vero? Dobbiamo andare a raggiungere Floneia. La cittadella? Sicuramente non mi sembrate proprio come dei mercanti. Non posso lasciar passare della gente, degli sconosciuti. Se volete raggiungere Floneia, dovrete darmi delle spiegazioni. Diciamo. Maledizione. Perché? No, speravo partisse il combattimento. È la balla più grossa che riuscite a inventarvi? Non sono passati 10 anni dall'ultimo sacrificio. Non stiamo mentendo. Non hai notato? I mostri sono più feroci di recente e stanno anche moltiplicandosi. Se qualcosa non viene fatto subito, ci saranno conseguenze gravi. Spaventose.
Per questo si è deciso di mandare un altro sacrificio più prima del solito. Capisco. E il sacrificio saresti tu, giusto? Anch'io mi sono accorta della ferocia dei mostri di recente. Sta diventando sempre più difficile tenere a bada quelli vicino al villaggio. E il rito di sacrificio? E il rito di sacrificio ha perso potere? O è qualcos'altro? Ho sentito anch'io ho anch'io avuto una sensazione di... una sensazione di malessere di recente. Ma è un motivo in più per non lasciarvi attraversare le Frost Caves. Perché? I mostri nelle caverne sono ancora più pericolosi di quelli in superficie. Sono responsabile della guardia del villaggio. E non posso mandare il sacrificio e solo due della sua scorta a morire. E allora mandaci tutti i tuoi uomini. Allora cosa dovremmo fare? Ahia. Moriranno malissimo. Ho allenato, ho addestrato personalmente i giovani del villaggio per la resistenza. Voglio che almeno scegliate uno da portare con voi. Ah, sarà quel fighissimo. I mostri non aspetteranno finché saremo finché tipo il momento sarà propizio, esatto, per noi. E sarà sicuramente Auron. Dobbiamo essere pronti a combattere in ogni momento. Abbiamo incontrato un uomo nel villaggio abbandonato qui vicino. Fa parte della resistenza anche lui? Ah, in cui avete incontrato Nidor. Tecnicamente è un po' diverso. Una volta serviva come... Tac. Te l'ho detto. Come Auron, che aveva già portato... Te l'ho detto. Auron non aveva portato Yuna. La precedente sacerdotessa. Spoiler, cioè. Una volta aveva servito come scorta del sacrificio, ma davvero? Ha accompagnato un sacrificio? Non me l'ha detto? Sono passati circa quasi 20 anni ormai. Non mi sembrava il tipo. Avere qualcuno con tale esperienza con noi sarebbe molto utile. Credi che si unirebbe al nostro gruppo? Ne dubito fortemente. Non è più l'uomo che era una volta. Capisco. Non so cosa fare con lui, però, onestamente. Non è tornato a casa da quando... Dal pellegrinaggio. È rimasto qui tutto il tempo. Come mai? Beh, forse dovreste chiederglielo voi. Ad ogni modo, lasciate che vi presenti i miei uomini. Devono essere nella piazza del villaggio proprio in questo momento. Seguitemi. No. Il chest. Esatto. Oh, la Madonna. Significa che ci serviranno a breve. 33 minuti, facciamo le presentazioni. Ah, eccoli qua. Quanti uomini, wow! Che possanza! Possono cavarsela egregiamente. Volete mettere la prova? Lo diciamo. Siete voi la resistenza? Sì, perché? Odio dovrei dire. Ma sembra che non abbiate scelto, che non abbiamo scelto. Vediamo cosa sapete fare. Cosa? Perché? Se siete davvero forti, vi unirete alla scorta del sacrificio. Cosa? Adesso? È vero? Ci farete... ci lascerete unirci alla scorta del sacrificio? Potete venire, cioè, attaccare quando sì, volete. Sì, sì. Inizieremo quando siete pronti. Dobbiamo davvero combattere questi tizi. Sembrano forti. Non mi piace lo sguardo di quel tizio con la maschera. No,
voglio diventare più forte. Dimostrerò di cosa sono capace e mi unirò alla scorta del sacrificio. Nidor non è nemmeno stato più lo stesso da quando è tornata. Anche se avremo siamo benvenuto l'eroe. L'eroe quando torniamo, se diventiamo come lui. Che sei stupido? Solo perché Nidor si è lasciato abbattere non significa che lo faremo noi. Voglio diventare un eroe. Voglio che mi si parli di me nelle leggende. Dissero un NPG senza nome rispetto al semi-protagonista eroe dotato di immaginetta e artwork. Ad ogni modo, potrebbe essere l'unica chance che abbiamo per unirci alla scorta. Di che state parlando? Sbrigatevi e preparatevi. Ce la farò. Va bene, sono con te. Andrà tutto bene. Sto solo indossando una maschera, dopo tutto. Forza, addosso! Di quante botte. Pare siano pronti. Niente, veramente. Che li devastiamo. Sai che forse c'è qualche mossa a due anche con Setsuna o a tre? Quella si riempie la barra. Vediamo. Ah no, spero. Senza pietà proprio. È morto. No, sta bene. Cosa pensavi? In quante botte? Avevi dubbi? Ma pensavo almeno che si incazzassero, facessero combo. Cioè, che ci combo? Che ci credessero un minimo. Ma sono tre popolani, cioè. Ah, capito, ma sai. Ah, la furia dei popolani di primo livello? Ma no. Mica quanta esperienza. Appunto. Non vale. Non ce la possiamo fare. Non mi sarei immaginato che la scorta del sacrificio sarebbe stata così forte. Ma come? Già, a ripensarci. Che patetici. Non sono stati una grande sfida, vero? A quanto pare gli serve davvero un po' di combattimento, di esperienza sul campo. Possiamo andare ora? È ovvio che nessuno qui può competere con noi. No, c'è una persona. Davvero? Dove sono? Dov'è? Sapevo io. È proprio di fronte a voi. Intendi che vuoi venire con noi? Beh, che scelta ho? Se nessun altro è alla vostra altezza, allora ci verrò io. Qua sotto. Sì, ma c'è Eterna che non ha più punti magici. Ah, la metti così, eh? Potrebbe non essere più nel fiore degli anni, ma non ho perso la mia abilità. In combattimento l'esperienza e l'intuizione contano tutto. Grazie. Sarà un vero sollievo sapere che sei con noi. Ora che è deciso, devo solo prepararmi. Su, cosa state facendo? State riposando? Presto! A pattuglia, subito. Cosa? Ora? Le mie gambe. Non ce la faccio. Dobbiamo riposare tutto il giorno. Tiratevi su! Difenderete questo posto da soli, per un po'. Scusate, potete aspettare qui? Non ci metterò molto. Devo fare un ultimo giro di guardia. Affinché possa... Per mettergli in testa un po' di buon senso. Non verrà mai con noi. Riposatevi a casa mia finché non torno. Non può venire con noi, non è un protagonista, non ha l'immaginetta. Era questa la casa? Sì. Io vorrei un save point. Ma non posso salvare dove vogliamo, scusa? Uh,
Tecnicamente no, poi aspettiamo che ci raggiunga. Non che abbiamo molto tempo da perdere. Ci aspetta una lunga strada ancora. Dobbiamo prendere ogni opportunità che abbiamo per riposarci. Sfruttare ogni possibilità. Sì. Beh, pare che non abbiamo scelta. Oh, ma tutti che dicono non abbiamo scelta. È la frase più abusata. Eterno l'ha già detto almeno 60 volte. Capitano? Anche. Oltre a tipo... Mi chiedo come mai non sia mai tornato a casa, nemmeno una volta. Forse è successo qualcosa durante il pellegrinaggio. No, figurati. Intendi Nidor? Tutt'altro. Sì. Sarà andato tutto benissimo. Ehi, che ne dite se chiediamo a Nidor di venirsi a noi? Perché sei così interessata in lui? Perché hai esperienza come scorta del sacrificio? Beh, anche per quello ovviamente. Non so, c'è qualcosa di lui... Come se avesse bisogno del nostro aiuto. Va bene, pensiamoci quando il capitano tornerà. Va bene. Save point. Il capitano si è perso, dobbiamo andare a cercarlo. Classic. Non credi che ci stia mettendo un po' troppo? Sì, hai ragione. Ha detto che sarebbe tornata... dopo un ultimo pattugliamento. Aiuto! Ecco. Oh. Qualcuno ci aiuti! È successo qualcosa? A quanto pare, la voce sembrava come se venisse dall'entrata del villaggio. Sicuro che non possiamo salvare? Ah no, dovunque vogliamo, sulla war map, giustamente. Sì. O nei punti di salvataggio. Sì, non volevo tirarlo troppo per lungo questo episodio. Lo so. E invece sembra che dovremo, perché se all'entrata del villaggio non possiamo scappare. Magari si esce di qua? Sì. È un mostro? No. Un water block, buono. Soldato. È terribile, il capitano è ferito gravemente. Suonate l'allarme, chiudete i cancelli. E lui sta qui a cazzeggiare. Ah, cazzo. Capitano! È viva, ma le ferite sono brutte. Fate attenzione. E non preoccupatevi per loro. Sono solo scossi. Io sono capovolti nella neve. Rivoltati come dei calzini. Come una catapulta. Che cazzo è successo? Minchia. Un uomo con una grosse falce ci ha attaccato. Così. Grosse falce? Chi è che usava una falce? Magus. Oh mio Dio, vero? Il capitano ci ha protetto. E ora? Stavo solo passando di lì e ho trovato il capitano completamente fatta a pezzi. L'ho portato sulla schiena e ho trascinato questi tre più velocemente possibile. Dannazione. Dove sei scappato? No, perché sei scappato? Avresti dovuto combatterlo. Dovresti essere un eroe, no? Se sono appena riuscito a fuggire, non ci sarebbe stato nessun modo di contrastare un mostro come quello. No. Ah, lascia stare. Sono io l'idiota che sperava che tu avessi aiutato. Il tizio potrebbe essere ancora a Serendale. Vendicherò il capitano. Lo giuro sul nome della resistenza, ma non. Che cazzo vai? Cioè, tra i super amici della resistenza. Ehi! Dai, su, aspetta! Merda. Voi due pensate alle ferite del capitano. Riuscite, potete occuparvi almeno di quello, no? Che netti. Ora, lo dico per il vostro bene. Dovreste tutti... Andarvene via da qui. Andarvene. Sembra che quel mostro stia cercando il sacrificio. Bene. E non sei tu, no? Signorina, quindi intendi che per colpa mia il capitano non lasciarti coinvolgere. Esattamente così che va il sacrificio.
Quindi qualcuno sta cercando di mettersi, intromettersi nel pellegrinaggio? Nel pellegrinaggio? Nel pellegrinaggio, eh? Sembra quasi come qualcuno che conosco. Anche se volessi fuggire, se volessimo andarcene, prima che possiamo andare da qualsiasi parte, ci serve che il capitano sblocchi l'entrata del governo. E poi il capitano ha detto che sarebbe venuta con noi perché la nostra scorta era troppo sparuta. Non c'è da fare, niente da fare. Ha bisogno di Ha bisogno completare un po' di un punto di Roberto. riposo. Chissà chi si unirà. Allora cosa dobbiamo fare? Ha detto che non ci avrebbe lasciato andare finché non avremmo avuto qualcun altro con noi. Nidra. Ho sentito che una volta hai accompagnato con successo un sacrificio in pellegrinaggio. Non puoi aiutare anche noi? Mi dispiace, ma il mio viaggio è finito molto tempo fa. Una volta che il capitano sarà sveglio, fatevi aprire l'ingresso e poi andatevene. Ora, devo fare qualcosa a Serendale, quindi scusatemi. E chissà cosa mai dovremo fare nel prossimo episodio. Esatto. Quindi cosa dovremmo fare? Il nostro capitano ovvio. Ma forse hai ragione. Non ero molto sicura quando l'abbiamo incontrato, ma il modo in cui è riuscito a riportare in salvo il capitano e quei tre è forte. E ovviamente Insomma, c'era sa la mantenere la calma. calma anche nei momenti di emergenza. Ma anche se lo seguiamo, pensi che ci si unirà a noi? Voglio parlargli di nuovo. È come se stesse portando una specie di peso. Ecco, e questa è la sensazione che ho. E penso che potrebbe avere a che fare con il motivo per cui non si vuole unire a noi. Comunque, se non facciamo qualcosa, quell'uomo che ha attaccato il capitano farà male ad altra gente. So cosa ha detto Nidra, ma non voglio che la gente soffra a casa mia. Mi spiace essere così testarda. È proprio da te, Tutto Ezio. Va bene, seguiamo Nidor. Siamo tutti full. No. per te. Vabbè dai, praticamente. Due coglions. Ma abbiamo E delle tende. finalmente salviamo. Era qui Serendale, no? Tu salva. Oh. Sì, questo. Wow. Bene. Quando cominciano con le cutscene e altre cose. Bello impegnativo. Si prolunga. 50 minuti, ragazzi, un po' più lungo del solito. Non pensavo, speravo avremmo mantenuto la trentina di minuti. Dalla prossima volta ci impegniamo a essere abbastanza Sì, se cominciamo contenuti. a parlare, però Per mezz'ora, mezz'ora. l'abbiamo vista anche con Second Dance 3. Sì. C'erano degli episodi dove parlavano un sacco e inevitabilmente per non interrompere le scene ci tocca trascinarla un po' di più. Comunque, bando alle ciance, la prossima volta andiamo a Serendale e vediamo di sconfiggere Magus. Figata. Auron contro Magus. Il putpourri dei Final Fantasy Chrono Trigger e Chrono Tutto. Ragazzi, che dire? Lasciate like, commentate se vi sta piacendo questo let's play. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Alla prossima.